com'è tornare in palestra dopo tutto questo bellissimo. Tempo? Bellissimo. Che cosa ha fatto in questi mesi invece che venire in palestra? È riuscito a tenersi un po' in forma? No, sono andato in bicicletta quando si poteva. Dovevo andare a sciare, ci hanno fregato che c'erano 3 metri di neve, hanno chiuso tutto. Adesso speravo molto di tornare qua e ci sono tornato. Maurizio risponde, un po' affannato, mentre cammina velocemente su un tapis roulant di una palestra milanese. Da lunedì 24 maggio, le palestre di tutta Italia hanno riaperto le porte ai loro iscritti dopo 212 giorni di chiusura, imposta a questa e a molte altre attività a fine ottobre del 2020 dal governo che voleva contenere la seconda ondata di contagi da coronavirus. 2 giorni fa i centri fitness, che a settembre 2019 contavano 5 milioni e mezzo di iscritti, sono tornati a popolarsi, con regole nuove e molte incertezze sul futuro. Dopo tutti questi mesi passati ad allenarci in casa o all'aperto, ce la sentiamo di tornare a sudare dentro spazi chiusi oppure i corsi online e anche magari un diverso rapporto con la natura finiranno per cambiare per sempre il nostro rapporto con l'attività sportiva? E le palestre, ferme per 10 degli ultimi 15 mesi, riusciranno a sopravvivere e restare in attività? A queste domande proverà a rispondere Francesco Giambertone, che è andato a vedere com'è cambiato il mondo delle palestre e qual è l'umore di chi oggi le frequenta, facendosi raccontare le difficoltà e le speranze di chi le gestisce. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 26 maggio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Francesco Giambertone, torniamo davanti al tapis roulant della palestra dove correva felice il signor Maurizio dopo 7 mesi di attesa. E raccontami che cosa hai visto. Tra lunedì e martedì mattina ho passato un po' di tempo alla Wellness, una storica palestra in zona Corso Lodi, a Milano, che è lì da 34 anni. Anche loro hanno riaperto lunedì, in realtà in anticipo di una settimana rispetto a quanto era stato annunciato a fine aprile dal governo, che in un primo momento aveva fissato l'1 giugno come data per il ritorno alle attività. E poi, siccome i dati dei contagi sono in costante calo, ha permesso di aprire già il 24 maggio. Questo balletto sulle date, come era già successo per altre attività come i ristoranti, ha lasciato un po' spiazzati i gestori dei centri che hanno dovuto fare le corse per essere pronti e rispettare tutte le nuove norme. Quindi mi sono fatto accompagnare da Daniele Incerti, il proprietario della palestra, a vedere com'è cambiato il club. Allora, qui abbiamo le solite nostre macchine, abbiamo fatto tutti i distanziamenti del caso e siamo in condizioni di poter far allenare 80 persone. Mantenendo addirittura le distanze ancora superiori rispetto a quelle che ci sono, perché avendo tutti questi spazi così grandi, diciamo che possiamo permettercelo, e per far allenare per 1 ora e mezza la persona e può fare quello che vuole. Quanto è grande la palestra? Sono 3500 metri quadri. Qui abbiamo gli spogliatoi, gli armadietti. Vedi questo armadietto che ha il fiocchetto rosso, vuol dire che è stato usato. Stamattina l'ho usato. Uno mette il fiocchetto in modo che l'assistente dello spogliatoio, vedendo il nastrino rosso, viene a sanificare l'armadietto. Okay. Non c'è ancora l'ordinanza per poter far fare la doccia. Possono solo cambiarsi e basta. Quindi qua ci si può cambiare ma non ci si può lavare? Non ci si può lavare, no. E questa cosa che senso ha? Ah, questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a chi ha fatto questa legge. Come ha spiegato in parte Daniele Incerti, le regole non sono in realtà molto diverse da quelle della scorsa estate. All'interno della palestra bisogna indossare sempre la mascherina, tranne mentre si sta svolgendo l'attività fisica, anche se ho visto alcuni non toglierla nemmeno durante il sollevamento pesi. Si possono fare i corsi, con un numero ridotto di partecipanti, mentre la piscina e le zone termali potranno riaprire solo dal 1° luglio. La distanza da rispettare tra le persone è di 2 metri e anche se è consigliato presentarsi già vestiti per l'attività sportiva, negli spogliatoi ci si può cambiare, ma appunto non è possibile fare la doccia. Un bel problema soprattutto per chi si allenava prima di andare al lavoro o in pausa pranzo. Queste restrizioni non sembrano però avere scoraggiato chi aspettava di tornare in palestra da tantissimo tempo. Sinceramente mi aspettavo qualche timore in più e invece sia lunedì che martedì mattina in palestra c'era molta gente sin dalle prime ore.
Tra chi si allenava c'era anche la signora Giovanna, che ho incontrato davanti a un macchinario per rafforzare le spalle. Giovanna ha 76 anni e mi ha fatto capire che per lei questo luogo è quasi vitale. Sono ringiovanita di 30 anni. Lei veniva qui anche prima? Sì, sempre, sempre. Sono affezionata a questa palestra, anche mia figlia la frequenta. Ho un vitalizio. Mio marito mi ha voluto fare un abbonamento a vita. Ma lei è abbonata a vita in palestra? Io non lo volevo, ad essere sincera, adesso invece sono felice. E che cosa fa qua in palestra lei? Faccio un po' di tutto, adesso non ci sono i corsi, se no giorni alterni, un giorno stretching posturale, un altro giorno pilates, perché io ho 76 anni, sono del 45 già compiuti e 54 di matrimonio. E in questi mesi che non è potuta venire in palestra cosa fa? Continuavo a pulire in casa, pulivo, diventavo matto, no veramente, ho rispettato. Però 7 mesi sono stati lunghi. E non si allenava a casa, zero? No, perché ho un problema al ginocchio e a me servono le macchine. E a casa potevo farmi male, poi non ho gli attrezzi a casa. E mi annoiavo, mi stancavo e mi annoiavo. Qui invece 2 ore, però sono 2 ore, 1 ora e mezza, quello che è, insomma. Ma ti fa bene all'anima proprio. Non fa bene solo all'anima, ma anche a combattere gli effetti più gravi del coronavirus. Uno studio, pubblicato sul British Journal of Sports Medicine e svolto dall'Università della California su 50.000 persone che avevano contratto il Covid, ha dimostrato che chi si allena regolarmente ha la metà delle probabilità di finire in ospedale e corre 2,5 volte in meno il rischio di morire rispetto a chi non si allena. Dopo il giro alla wellness mi sono fermato a parlare con il proprietario. Come sentirete dalle voci intorno e dai telefoni che squillano, in palestra c'era una fibrillazione da grandi occasioni. E in certi mi ha confermato questa impressione. C'è tanta gente anche perché noi abbiamo un numero elevato di iscritti che non vedevano l'ora di riprendere la palestra, perciò ci tempestavano le telefonate, continuavano a chiederci quando avremmo aperto, che ormai si sentivano tutti arrugginiti. Insomma, che le cose che facevano in casa o la passeggiata o la bicicletta non è la stessa cosa come farlo in palestra. C'è un'esplosione da parte dei soci, la voglia di tornare. A parte che poi l'attività fisica ti aiuta anche a creare gli anticorpi, a tenerti sotto controllo il colesterolo, il diabete, la pressione, insomma, l'attività cardio sappiamo tutti i benefici che dà. Però, a parte la soddisfazione del momento, è chiaro che per chi ha una palestra o ci lavora, questi mesi sono stati durissimi sia dal punto di vista psicologico che soprattutto economico. Gente che lavora qui siamo circa una 60 e alcuni sono andati in cassa integrazione con quel poco che comunque gli è arrivato e gli altri è subentrato l'associazione Sport e Salute, che hanno dato un piccolo contributo, ma poco. Diciamo, non arrivavano i soldi per campare. L'umore era sottoterra, perché per forza. Poi, diciamo, sconvolgere così un'attività, specialmente qui che siamo da 34 anni. Io che lavoro da quando avevo 21 anni, perciò sono un bel 48 anni che lavoro, trovarti, diciamo, in pensione forzata, uno che è abituato sempre a lavorare, non è facile da fare. Oltre agli incassi mancati quando era tutto chiuso, ora i centri devono per forza estendere gli abbonamenti dei clienti per i mesi in cui non hanno potuto allenarsi, oppure offrire loro dei voucher. Ma in certi mi ha spiegato di aver trovato molta comprensione da parte degli iscritti, che si sono dimostrati disponibili a rinunciare a qualcosa. Abbiamo riscontrato da parte dei nostri soci molta solidarietà. Cioè, non arrivavano qui con le pretese di avere i mesi, capivano e dicevano cosa possiamo fare, ci venite incontro in qualcosa. Perciò, diciamo, sono stati molto carini nei nostri confronti, cioè hanno capito che stiamo riaprendo, diciamo, facendo degli sforzi notevoli. Insomma, nonostante questo per le palestre sia normalmente un periodo di scarsa affluenza, perché inizia a fare caldo e le persone tendono a frequentare meno i club, gli affezionati sembrano aver ricominciato esattamente come prima e senza troppe preoccupazioni legate al coronavirus. Le preoccupazioni sul futuro di chi lavora nel settore, invece, ci sono eccome. Il 24 maggio non tutte le palestre sono riuscite davvero a riaprire. Secondo le associazioni di categoria,
oltre un quarto delle attività, in particolare quelle più piccole, di fatto rischiano di sparire per sempre. Che cosa ha reso la situazione dei centri sportivi così grave? Me lo sono fatto raccontare da Luigi Angelini, che è il portavoce di Fitcom, un'associazione nata a giugno 2020 e che riunisce alcune grandi aziende commerciali che si occupano di fitness, in un paese in cui in realtà la stragrande maggioranza delle palestre è gestita da società dilettantistiche. Per queste, reggere l'urto della crisi del Covid è stato e sarà difficilissimo. L'Italia ha la caratteristica in questo mondo di avere il 95% di palestre e piscine gestite da SD ed SSD, quindi società no profit, che si sono rivelate però più fragili in un periodo di crisi come questo, tant'è che il 62% degli operatori del mercato italiano sono piccoli o micro, quindi sono singole realtà, e questo fa sì che abbiano incontrato molte più difficoltà nel sostenere 10 mesi di chiusura su 15 mesi di emergenza sanitaria, di pandemia. E quindi purtroppo non può meravigliare che, secondo i dati forniti dall'Osservatorio Internazionale del Fitness proprio pochi giorni fa, il 90% delle strutture italiane ha risorse per sostenersi al massimo per altri 3 mesi, perché non hanno la capacità finanziaria di sostenersi sul mercato. Da non sottovalutare il fatto che, secondo gli stessi dati, già il 30% delle strutture in Italia non ha riaperto al 24 maggio, cioè al giorno della riapertura dopo questa lunghissima pausa imposta dalle autorità. C'è un grosso problema di indebitamento e gli aiuti dello Stato non sono sicuramente bastati. Durante i mesi di lockdown e di chiusura forzata, soprattutto da ottobre 2020 al 23 maggio del 2021, l'80% delle strutture italiane ha fatto debiti per poter rimanere in vita. I ristori, i famosi ristori, cioè questo tentativo dello Stato di dare un aiuto, sono arrivati nell'80% dei casi, ma per l'87% di questi casi sono stati totalmente insufficienti. Faccio un esempio molto pratico di un operatore associato Fitcom. Nel 2020 rispetto al 2019 ha avuto una perdita di fatturato di 9 milioni di euro su 17 complessivi e ha ricevuto ristori per 140.000 euro. Quindi una percentuale irrisoria, totalmente insufficiente a tenere in piedi il business. Quindi questa mancanza di fatturato, l'indebitamento e la fragilità strutturale del sistema fanno sì appunto che il 30% delle palestre e delle piscine non abbia riaperto e che un altro 90% farà fatica ad arrivare ai 3 mesi. Oltretutto, ulteriore elemento di pericolosità e di fragilità del sistema, aprire a fine maggio significa sostanzialmente aprire in bassissima stagione, con i precedenti abbonamenti non fruiti da far smaltire nel corso di questi mesi. Insomma, in poche parole, fino a settembre le strutture non vedranno incassi, settembre-ottobre. È evidente che a fronte di questa emorragia di cassa, molti purtroppo faranno fatica a stare in piedi. Chi invece se la sta cavando tutto sommato bene sono le grandi catene di club e in particolare quelle con grandi finanziatori alle spalle. Di questo ho parlato con Luca Valotta, presidente e direttore generale di Virgin Active Europe, che in Italia ha 35 palestre, oltre 1200 dipendenti e 160.000 soci. Secondo Valotta, la narrazione su quanto potesse essere rischioso andare in palestra è stata esagerata. Sicuramente la comunicazione verso il nostro mondo non è stata così positiva, nonostante, voglio dire, non ci siano mai state evidenze, numeri, dati che potessero far pensare che all'interno dei centri sportivi, dei centri fitness, delle palestre, delle piscine, chiamiamole come vuoi, del comparto, ci fossero mai stati, no? Episodi o comunque focolai di contagio. Ecco, nonostante questo, ovviamente la comunicazione nei confronti del nostro mondo è stata molto dura. Il messaggio che è passato è che comunque, quantomeno in una fase iniziale, all'interno dei centri ci potesse essere pericolo. In realtà una risposta definitiva su quanto sia rischioso andare in palestra rispetto al Covid non c'è. Perché?
perché da nessuna parte nel mondo sono stati condotti studi scientifici indipendenti e totalmente affidabili sulla questione, ma i soli dati sui contagi in palestra sono stati forniti da grandi associazioni di settore che utilizzavano i propri strumenti di tracciamento interno. È vero che non ci sono notizie di focolai scoppiati nelle palestre, ma è difficile anche stabilire che in palestra i rischi siano più bassi rispetto ad altri ambienti chiusi, anche se i centri hanno spesso degli impianti di aerazione molto efficaci, che è dimostrato aiutino a evitare il contagio. Chi però non se la sente o ha perso l'abitudine all'ambiente della palestra, in questi mesi si è allenato a casa, spesso in compagnia di un coach virtuale. Questo tipo di attività proseguirà? L'allenamento online è diventato velocemente una grande realtà e adesso anche le grandi aziende che un tempo gestivano soprattutto club fisici non potranno più astenersi dal fornire anche il servizio digitale. Insomma, un po' come lo smart working, è qualcosa di cui probabilmente non faremo più a meno, come mi ha spiegato Valotta. Il trend, soprattutto negli Stati Uniti, era già molto chiaro. Il digitale sicuramente sarebbe diventata una componente fondamentale di quella che è l'esperienza di allenamento. Sicuramente questo periodo ha accelerato, cioè ha reso, siccome era l'unico touch point, no, dove le persone che volevano tenersi in forma potevano farlo in questo periodo, ecco, diciamo che la pandemia ha accelerato un trend intorno ai, secondo me, di 5 anni. Si sarebbe sviluppato in 5 anni, in realtà la pandemia, diciamo così, ha ridotto i tempi. Io credo che ormai si va verso un modello ibrido, nel senso che il digitale sarà sicuramente complementare al fisico. Le palestre fisiche comunque continuano a piacere e anche molto, nonostante le restrizioni e i rischi veri o presunti. In questa seconda ripartenza per i club, che naturalmente si augurano sia quella definitiva o davvero il settore potrebbe affossarsi, Valotta di Virgin Active mi ha raccontato di avere visto nelle persone un atteggiamento diverso e che speriamo sia un buon segnale per il futuro di tutti. Tra il primo ritorno e il secondo ritorno, quindi la prima riapertura il 23 o 24 maggio, adesso non ricordo bene, dell'anno scorso, e la seconda, che è quella di quest'anno, devo dire che la risposta del pubblico è radicalmente diversa. Mentre l'anno scorso c'era comunque una tensione, no, da parte dei nostri clienti, da parte del pubblico in generale, ad un rientro, quest'anno invece abbiamo visto un grandissimo entusiasmo, una grandissima voglia di ritornare. E quindi proprio credo che passato un anno le persone si siano comunque date delle risposte relativamente a questo punto, e le risposte devo dire che sono quantomeno positive. Ti do un dato: su 637 corsi che abbiamo pubblicato sulla nostra app la scorsa settimana, oggi circa il 70% sono andati fully booked. Non ricordo che fosse mai successo in precedenza una risposta così importante in un lunedì di maggio, ecco, quindi siamo molto ottimisti e positivi. Grazie Francesco Giambertone. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.